da molto tempo si parla proprio del dissesto, che solo da gennaio di quest'anno è stato regolamentato da un decreto legislativo e ci sono diversi milioni di euro finanziati dallo Stato. Noi dell'Auraton produciamo molti sistemi per la raccolta delle acque lineari, si chiama, tutto quello che riguarda la raccolta delle acque piovane e tutto quello che riguarda la depurazione. È sicuramente un settore che è in piena espansione. Oggi in Italia non c'è la cultura di drenare l'acqua. Oggi deve partire da un sistema della progettualità. Progettare con l'idea di poterla raccogliere sarebbe un grande punto di partenza. La brutta notizia è che in Italia siamo uno dei ultimi paesi al mondo che si sta occupando di questo e lo dimostra quello che sta accadendo. Però qualche segnale positivo c'è e noi speriamo di poter dare questo contributo non solo come azienda ma anche come associazione. Uno degli ultimi sistemi brevettati dall'Auraton, grazie alla collaborazione dell'Università di Castrue, è un sistema di raccolta delle acque che quando l'acqua viene raccolta da questi sistemi, automaticamente, per un processo biologico, viene depurata e rimessa nel ciclo naturale. E questo è un sistema che fa risparmiare molti soldi, soprattutto all'ente pubblico, nella manutenzione e nel ripristino di sistemi che non funzionano. Parliamo di prodotti molto tecnologici, però oggi l'Auraton è una delle aziende considerate una delle due più importanti al mondo che si occupa di questo tema.